ma siamo subito pronti per il fischio d'inizio di questa partita che si preannuncia incandescente. Subito Lodi sulla prima palla a gestire, ma subito Ojeda prova ad attaccare. Lo scambio con Ojeda sulla fascia. Ojeda all'angolo della balaustra per Mogliano, dietro la porta di Grimalt. Ancora Juan José Mogliano, steso in area, e c'è il rigore. Sale attenzione, bomber Tataranni. E c'è la rete! Massimo Tataranni porta in vantaggio Lengas. Ok, Vercelli a terzo minuto. Lengas 1, Amatori Vasquez Lodi 0. Corner, ora il numero 99 recupera Maniero, che ha inteso tutto. Ancora Maniero per Walter Sisti, che scivola dietro la porta di Grimalt. Indietro per Tataranni. Grande Engas stasera, sta costruendo veramente tantissimo. Tataranni, ancora bomber Tataranni, prova ad infilarsi dentro. La conclusione di Tataranni, e c'è il 2-0 al 14° minuto. Massimo Tataranni, che esulta più che meritatamente sotto la curva dei suoi tifosi. Mendes si centra, prova la Veronica, ma Ojeda prontissimo, blocca e serve Zucchetti che va via in velocità. Ojeda ancora a terra, ma Zucchetti sull'altro lato prova, poi torna tutto indietro per Mogliano, per Ojeda, ancora Nicolas Ojeda per Mogliano. Mogliano prova a sorprendere Antonioni in velocità, però è sempre presente il numero 63. Mendes dentro per Turner davanti a Verona. Una conclusione fortunosa e c'è la prima rete del Lodi. Turner, Galindo, Eric al quarto minuto del secondo tempo. Mogliano subito veloce si propone in avanti, ma non viene servito, preferisce la calma, l'esperienza in Maniero. Zucchetti per Mogliano, ancora Zucchetti, giro palla dell'Engas ad aprire Mattugini. Maniero, Mattugini, ancora lo scambio tra i due alla ricerca di un po' di spazio. Poi per Zucchetti, Mogliano da solo contro Grimalt, Juan José Mogliano! Segna il 3-1 dell'Hockey Engas Vercelli al nono minuto. Recupera Greco, può ripartire Lode con Mendes, Mendes davanti a Zucchetti, Mendes per Turner, ancora Turner. Prova con un po' di calma, Mendes a conclusione della rete di Turner, Mendes si riavvicina al 20° minuto. Mendes, Jordi compare sul tabellone dei reti, attaccato da Antonioni, ancora Mogliano, Juan José Mogliano attaccato da Turner, perde palla, grandissima occasione di Turner, la conclusione, Verona la salva e Mogliano la allontana. Ancora Mogliano, salta tutti, Mogliano per Tataranni per Mogliano, il 4-2 di Juan José Mogliano al 22°. Tataranni con Mogliano davanti, il palazzetto sta esplodendo, 20 secondi, la pallina in avanti per Mogliano, recuperata da Turner, c'è forse ancora una possibilità per segnare per il Lodi, con Turner che viene bloccato da Mogliano, arbitro mette la mano al cartellino e c'è il cartellino per Mogliano. Turner contro Verona, Turner la finta, ancora Turner alza e schiaccia la rete di Turner, riavvicina il Lodi, 13 secondi ancora da giocare, ma Turner si avvicina ancora al 25°. Turner, Greco, 5 secondi, Turner, 3-2-1, è finita e c'è la prima vittoria in casa dell'Hockey Engas Vercelli. Il palazzetto esplose, poco da fare stasera, Engas oltre ogni livello anche per il campione d'Italia in carica.